Buongiorno, io sono Albi e questa è la mia quarta puntata di Let's Play di Minecraft. E spero che questa puntata sia più tranquilla di quella scorsa, visto che sono quasi morto dalla paura più volte. Sono riuscito a sfuggire alla morte per via dei ragni velenosi per un soffio. Come sentite, ci sono ancora questi ragni che mi danno la caccia, ma per fortuna per ora sono riuscito a scamparla. Prendiamo un po' questo. Ecco, appunto, parlavamo di ragni velenosi. Mettiamo un tappo a questo buco. Ho paura di tagliare questo. Che cazzo? Cos'era quel rumore? Non lo so, mi fa paura. Allora, oro, oro, oro. Non so che cazzo me ne faccio di questo oro, ma nel dubbio prendiamolo e cuociamolo. Allora, rompiamo questa fornace. Minchia, se faceva luce la fornace. Allora, facciamo. Ah! Ma santa polenta. Carica! Ah! Oh, no, no, che cazzo? Allora, aspetta, 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 aspetta. Allora, tappiamo qua. Ok, dovrebbe essere tappato per bene. Ora è tappata. Ok, non ci passa niente di qua. Ok, là c'è un coso che spawna mostri. Quindi aspetta che tappiamo ancora meglio. Mi sa che dopo dovrò prendere un po' di pietra. Allora, che mostri sono? Non dirmi che sono ragni. Sì, sono ragni velenosi. Allora, minchia, quanta roba. Aspetta che. Sì! No, 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 ciao, ciao. No, 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 ciao. E di qua ci sono altri ragni? Che cazzo. No, cos'è quello? No, mo sono curioso. Ok, sono ragni. Vaffanculo. Mi sono chiuso in un cazzo di alveare. Alveare. No, 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 ok. Penso che per la prima volta da questo let's play smetterò di seguire le strade e inizierò a scavarmi una via verso la luce. Allora, sperando che non mi cada qualcosa addosso. Allora, vediamo. No, no, ok, perfetto. Allora, ragazzi, ora faccio una cosa che volevo fare da molto tempo e che non mi era mai venuta l'occasione di farla, ma visto che il pane tra un po' scarseggerà, penso sia proprio il caso. Ah, che cazzo. Sì, chiudi, chiudi, chiudi. Via ragni. Ok. Allora, facciamo così. Qua posso? Ok, sì. Non è esattamente il posto migliore per fare certe cose, ma ci si arrangia come si può. Allora, mettiamo qua. Qua. Tiriamo fuori questi semi. Ho il del bone, che faccio del bone meal, che se non lo sapete serve a far crescere le cose più velocemente. Ora, mettiamo qua i semi. Ah no, mi serve anche un harvester. Allora, mettiamo la. Dov'è? Qua. Qua. Ok. Mi faccio un harvester. Tac, tac. E tac, guarda, me la faccio d'oro perché sono un figo. Allora, qua e qua. Mettiamoci i semini. Usiamo il bone meal. Perfetto. Mo, harvestiamo di nuovo. Aspetta che me li metto più comodi. Ok, perfetto. Allora, qua, 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 qua. Mo, qua, 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 qua. Ok, qua, qua. Se non capite cosa sto facendo, in pratica sto crescendo del grano con i semi che ho per farmi del pane. E diciamo che ce la sto facendo abbastanza bene. Se non fosse che tra un po' finisco il bone meal, ma dovrei avere abbastanza pane. Qua sto andando in tilt. Ok, abbastanza grano perlomeno. Ok, ho il grano, ho il grano. Di là ci sono ragni, ragni ovunque. Però con 2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ok, ho pane fino a quanto me ne serve. Mangiamocene uno. Va bene. Allora, io direi che possiamo continuare di qua. Secondo me se c'è l'acqua è un buon segno. Io spero soltanto che non mi piova della lava in testa mentre scavo, o cose del genere. Allora, ci mettiamo un pezzo di legno. E su di qua, dai. Ok, perfetto, c'è pure del gravel. Dell'altra acqua. Qua sopra come è messa la situazione? Ok, mi sembra un attimino più tranquilla. Vediamo che si riesce a fare, dai. Speriamo
Spero soltanto di non trovarmi dei mostri nell'acqua perché sarebbe abbastanza tragica la situazione. Cerchiamo di... delle torce. No, casco, casco. Ok. Allora, torce qua. Ok. Dammi sta torcia. Va bene, vediamo. Qua togliamo sta ragnatele. Ah, è troppo forte la corrente. Mi sa che ci metto qualche blocco di legno a tappare. Ok. Vediamo qua. Allora, intanto il legno lo sta finendo, quindi è meglio recuperarlo un po' prima che sia tardi. Op, ok. Pure questo. Ok. Qua ci mettiamo un blocco di terra. Ok, allora andiamo di qua prima che io venga sommerso dall'acqua. Ok, 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 ok. Mo, qua. Di là ci sono ragni a pressione. E io mi faccio un po' di torce perché le sto finendo. Qua, qua, qua. Qua, ok, ok. Spero che non mi ammazzino nel frattempo. Vabbè, non mi resta che scavare. Perché di là ho paura di andarci. Quindi, ok, perfetto. Sono arrivato subito in un altro posto. Minchia. Ok, qua, 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 qua. Perfetto. Cazzo, è vero, potevo provare sti meloni. Di là ci sono zombie. Sapete che vi dico? Dopo che ho conosciuto quei ragni velenosi, gli zombie mi piacciono. Vediamo. Qua non c'è proprio modo di salire. Mi sa che devo scavare. Allora, vediamo. Tanto coal. Equippo la spada che ho già capito come funziona. Di qua. Ho paura, ho paura, ho paura. Che cazzo. Oh, grazie per la freccia. Dammela. No, non la posso prendere. Vabbè. Di qua c'è acqua. Di qua ci sono zombie. Di qua c'è acqua. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Ok. Devo sempre guardarmi in alto che non mi piovano mostri. Ok, ok, ok. Qua sembra un buon punto. Mi tappo e inizio a scavare. Forse ci sono già stato? Speriamo di no. Che sti ragni, sento il rumore dei ragni. Vabbè ragazzi, qua il let's play sta tirando per le lunghe, quindi penso sia il caso di iniziare a scavare verso l'alto. A meno che non ci sia qualche altra cosa. Ah, tra l'altro, ho sentito che ora c'è un boss finale, una cosa del genere di Minecraft. Il gioco può essere finito, ha finalmente uno scopo. Non lo so, magari poi chiederò a qualcuno che se ne intende un attimino di più, perché io sono abbastanza ignorante. Prendo, avvio il gioco e ci gioco, basta. Allora, tanto sono sicuro che scavando di qua troverò sicuramente, ecco appunto, qualche infrastruttura. Andiamo giù di qua. Minchia, un'altra tana di Shelob. Di qua si va? Ok. Allora, andiamo di qua verso la tana di Shelob. Perché sono un attimo... un attimino masochista. E so che arrivano i ragni. Muori, muori. E vaffanculo come hai fatto a prendermi. Vabbè, tutta questa exp... Ma non lo so, cosa cambia se... se expo? Attacco, faccio più male con la spada? Beh. Ok, là c'è... Oh, 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 muori. Muori. Ragni di merda. Vabbè, vaffanculo. Toh. Vado dall'altra. Ci rinuncio a, a combattere con quei cosi. Sono... sono troppo, cioè... con un solo... con un solo morso ti fanno... troppo, troppo, troppo male. Allora, direi che è il caso di iniziare a scalare. Di cui riuscirò a trovare la terraferma? Speriamo. Mi dispiace soltanto di non aver provato ad attaccare prima l'Enderman, ma se morivo rosicavo come una bestia, perché che cazzo, avevo visto qualcosa che si muoveva. Ok, no, è soltanto del coal. Ok, qua sopra invece. Ok, no, pure di qua. Andiamo in su, andiamo in su. Tanto minimo tra, tra 5-6 blocchi sbatto di nuovo contro, contro qualche costruzione. Mi piacerebbe proprio vedere con MC Elite che cazzo di roba è che c'è là sotto, perché davvero è una cosa gigantesca. Forse finalmente sono riuscito ad uscirne? Vediamo. Allora, ta ta ta. Mettiamo qua la torcia. Ok. Andiamo avanti.
Beh, grazie, eh. Qua mi sono rotto il cazzo di sta cosa. Mi sa che mi faccio una paletta così. In realtà, probabilmente ci metto di più a costruire la paletta, a tagliare quei cosi. Però, alla fine, una. No, che scemo, ho lasciato indietro la cassa. Vabbè, c'è la cassa, il tavolino. Vabbè, craftiamoci una paletta. Ce l'ho del. Non ho neanche dell'iron. Ah, ce l'ho, sì. Però dovrei cuocerlo. Che palle! Facciamo palette d'oro perché siamo ricchi e possiamo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Due bellissime palette d'oro. Chi non vuole avere una paletta d'oro? Ok. Speriamo che là sopra ci sia qualcosa di interessante, visto che c'è tutto questo gravel. Mo sono sicuro che mi cadono mostri dal cielo. Allora, tiriamo via sta cosa. La paletta minchia è già quasi finita. Allora, perfetto, usiamo l'altra. Peccato che non c'è nessuna pecora, se no mi facevo un letto e almeno avevo un punto di spawn leggermente migliore di quello che ho ora in cima a quell'isola, che se muoio ora di sicuro non riuscirò mai a trovare questo punto, quindi. Allora, vediamo se riusciamo a scappare da questo posto infernale. È un ritmo questo, è un ritmo che il vero giocatore di Minecraft pian pianino impara ad apprezzare. Forse mi sto. Ah! Che cazzo, no, 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 no. Ok. No, non ditemi che. Vabbè, ragazzi, proviamo a salire e vediamo se siamo fortunati. Scava, 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 scava. Scava, 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 scava. Ce la fai? Ok, ce la fai. Vai! Ce l'abbiamo fatta, è notte, ci saranno gli squali. Vediamo, vediamo dove sono, vediamo dove sono. Sono ancora sott'acqua, sono ancora sott'acqua. Penso che morirò sott'acqua. Dai, dai, ce la fai, là c'è la superficie, c'è la superficie, c'è la superficie. Ok, vedo la terra. Vedo la terraferma, vedo la terraferma. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Forse siamo riusciti a trovare la terraferma. Cioè, più che altro a scappare da quest'isola, ma. Non lo so, non lo so, ma. Ragazzi, ho un cattivo presentimento, non so voi, ma. A parte quello scheletro che di sicuro non aiuta, e quel. Che cazzo è quello? Un Enderman? Un Enderman. Ah, perfetto, pure un Enderman sulla terraferma. Oddio, mi sa che non. No, no, non posso passare la notte a nuotare. Vediamo. Vediamo un po' che si può fare. Là c'è pure un creeper. Un creeper rosso. Ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma io ho come l'impressione che sono tornato sull'isola di partenza. LOL. Oh Gesù. Però là mi sembra che ci fosse qualcosa, eh? Può essere? Vediamo. Vediamo. Intanto andiamo qua e facciamo strage di quei mostri cattivi. Tranne l'Enderman, che immagino che mi stupri. Allora, vediamo qua, vediamo qua. Come volessi dimostrare, sono tornato sull'isola da cui sono venuto. Vaffanculo! Almeno facciamo pulizia qua, dai. Allora, venite qua. Gli zombie. Muori. 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 Oh, creeper. Ok, posso usare il creeper per uccidere gli zombie. Ok, no, niente, è morto. Ok, ma la carne di zombie può servire a qualcosa o. Non lo so, magari cucinandola diventa commestibile. Comunque sta sorgendo il sole, quindi se Dio vuole i mostri muoiono. Io ho soltanto paura di quell'end. È un Enderman? Sì, oh Cristo, è un Enderman, sì. Non lo so precisamente cosa fa. So soltanto che mi hanno detto che fa un danno enorme. Non vorrei. Vabbè che ormai sono su quest'isola, quindi potrei pure morire, ma vediamo. Sì, è proprio la stessa isola. Questo creeper, non lo so, io me lo voglio vedere esplodere perché è blu. No, niente, non ce l'ho fatta. Dov'è l'Enderman? È sparito? Oh, è là. Boh, è sparito, meglio. Allora, uccidiamo sti zombie. Vabbè che mo' prendo un fuoco. Ok, sono tornato appunto a capo. Vaffanculo. La vedo un'isola però, prima non l'avevo vista quell'isola. Muori, muori, muori. Là c'è uno zombie che nuota.
Ragazzi, siamo tornati al punto di partenza. Quindi, non lo so, direi che per questa puntata abbastanza deludente è finita. Che palle. E che fare? Non lo so, uccidiamo anche quell'ultimo zombie o lo lasciamo nuotare? Non lo so, ma là vedo un'isola. Vedo un'isola. E penso proprio che io con le miniere, con le cave sotterranee e tutta quella robaccia ho chiuso. Penso che il mio prossimo obiettivo sarà là. Quindi mettete un bel mi piace e ciao ciao ciao.